è un governo che non c'è, un governo in confusione, è un governo che gioca con la pelle degli altri e anche con la vostra, e anche con la nostra. Per questo noi chiediamo che il governo assuma almeno una responsabilità, pretenda, non chieda, pretenda dagli altri paesi dell'Unione Europea che i flussi migratori siano distribuiti equamente. Vede, ministro degli esteri che è scappato via, secondo coniglio di questo governo. Vedo ministri degli Onorevole Di Pietro, la prego di usare un linguaggio che sia consono a quest'Aula. E perché chi non rispetta a noi, perché non lo fa rispettare pure a noi? Onorevole Di Pietro, chi prende la parola ha il dovere di usare un linguaggio consono a quest'Aula. Chi esce dall'Aula si assume la responsabilità di quel che fa, ma non sono due comportamenti paragonabili tra di loro. Quindi la prego per l'ennesima volta di usare un linguaggio rispettoso dei colleghi e dell'Aula in cui si trova. Io ritengo, Presidente della Camera, che affermare che un governo che non viene qui col suo Presidente del Consiglio e che il Ministro degli Esteri se ne va mentre parla un rappresentante delle istituzioni è un comportamento da conigli, e lo ribadisco. Onorevole Di Pietro, non è questa l'espressione che la Presidenza le contesta. Proceda. Beh, prendo atto che la pensa con me su questo. Avremmo voluto dire al ministro Frattini che non deve giocare con i flussi migratori. Ci sono due flussi migratori. Una cosa sono i profughi, altra cosa sono gli immigrati, e che i 15.000 immigrati della Tunisia non debbono essere usati per giustificare ciò che avviene a Lampedusa dicendo che sono profughi e c'è la Libia. Non c'entra niente, è una furbata di questo governo che sta facendo apposta per far passare in secondo piano ciò che sta facendo in Libia. Noi riteniamo che il trattato di amicizia fra Libia e Italia debba essere sospeso. Vede ministro Frattini che non c'è. Mi sono limitato a questo, che non c'è più. Ministro Frattini, lei ha detto che a norma dell'articolo 133 dell'ONU, lei ha detto che di diritto il trattato Italia-Libia di amicizia non vale più. È vero, a norma dell'articolo 103 non vale più, ma deve essere notificato. Deve essere presa una posizione diretta. Noi chiediamo che il Parlamento approvi una mozione in cui si dica sospendiamo con il governo libico la validità di questo trattato. Lo chiediamo. E il fatto che non volete che si approvi una risoluzione in cui il Parlamento si chieda al governo di impegnarsi a notificare al governo libico che con quel governo non ci vuole più avere a che fare, dimostra solo una cosa: il recondito pensiero di mantenere con quel governo un filo conduttore per poter, semmai Gheddafi dovesse rimanere al governo, ancora continuare a fare i propri affari. E allora sappiano gli italiani che Berlusconi in tutti questi anni, sia da privato cittadino sia da rappresentante del governo, ha legittimato il criminale Gheddafi. E come tale, proprio in relazione al fatto che questo governo non riesce ad avere una posizione unitaria nei confronti della crisi libica, a nostro avviso non ha più la motivazione, non ha più la reale possibilità di stare al governo. Ecco perché noi insistiamo che prima va a casa, meglio è.